Dobbiamo fare qualcosa, Proctor. Siamo come a Fort Apache. Tutto il distretto è stato... Il tasso di criminalità è in forte calo. Non parlavo dei criminali. Intendevo Mahoney e il suo gruppo di microcefali. Oh. E questo cos'è? Josh! Mahoney! Tornate qui tutti e due! Non riusciamo a fermarci, capitano! Stiamo provando gli skateboard a reazione del professore! Oh... Give up, Turbine! No! Dobbiamo escogitare qualcosa per sbatterli fuori una volta per tutte dalla polizia! Sì, pedate sulle gengive! Capitano Harris, sono il dottor Herman Guthridge, e direttore del locale museo archeologico. Senta, Doc, non ho proprio tempo ora. Il museo sta per riportare in Egitto la mummia del faraone Tutmose III. Le sarei grato se potesse segnarmi qualcuno dei suoi agenti come scorta. Vede, sulla mummia pesa un'antica maledizione. Che cosa? A chi la avvicina potrebbero accadere disgrazie terribili. A pensarci bene, credo di avere gli uomini adatti per questo lavoro. L'Egitto. Volete dire che ci tocca fare da babysitter a una mummia? Ah, pensate, romantiche notti al chiaro di luna sulla nave. Non illuderti, pare che quella mummia porti una gran sfortuna. Ok, buoni a nulla, fate attenzione. Quella mummia ha già colpito. L'operazione Egitto non sarà certo una crociera di piacere, anche se è ovvio che questi giorni ve li conteggeremo in conto ferie. Oh no! Però c'è un lato positivo. Staremo un mese senza Harris. Sì! Buongiorno, signori. Oh, capo. Piacere di vederla, signore. Per l'operazione Egitto ho deciso che vi farò accompagnare da un ufficiale superiore, il vostro caro capitano Harris. Oh no! Ufficiale superiore? Ma superiore a che cosa? Questi antichi manufatti sono preziosissimi, vi raccomando di maneggiarli con la massima cura e soprattutto tenete gli occhi e le orecchie ben spalancati, ci sono ladri dappertutto purtroppo. Si fidi di noi, signore. Ops! Regga! Caccia gli cani in arrivo a bordo largo! Pronta, Hux? Al volo! Al volo? Che bravo! Sì, accelera! Oh no! Oh no, i miei preziosissimi reperti! A questo punto rimane solo il sarcofago. Chi è il privilegiato che dovrà caricare il bel faraone? Mamma mia, la mummia! E io no di certo! Andiamo, Switch, che non crederai a queste maledizioni, spero! Con tutto me stesso! Io no. Ai, Tau! Caspita, ma come fai? Non è pesante, è un fuscellino. Signori miei, grazie a quella mummia diventeremo ricchi. E quegli stupidi poliziotti serviranno al nostro piano. Spero che il tempo si mantenga bello. Io soffro il mal di mare. Dice sul serio, signore, non l'avrei mai detto. È questo? Che cos'era questo? Il cielo si sta offuscando. Lo sapevo! È in arrivo un temporale! Ah, è così drammatico! Certo che è drammatico! Se te l'ho appena detto! Vado molto soggetto al mal di mare! Le ho portato delle uova strapazzate, signore. Uova? Mangiatele tu, disgraziato! Dicono che una maledizione pesi su di essa. Davvero? E che genere di maledizione? Potrebbe trasformare un essere umano in una creatura orrenda. Permesso! Una vittima? Una vittima della maledizione? Ah, non c'è che dire. Una creatura a dir poco orrenda. Ma se per questo lei non è certo Miss America. Molte persone sospette, vero, Tak? Affermativo, tenente. Non può farlo, signora! Cosa sta succedendo qui? Quella bestia mi ha distrutto la macchina fotografica! È la verità? Non si è mai abbastanza prudenti. Ci sono in giro troppi ladri di mummie. Penso sia meglio che il nostro ospite egiziano viaggi nella stiva.
Ai suoi ordini, capitano. Dammi una mano, Tuck. Ha funzionato. Stanno portando la mummia di sotto. Già, non avremmo potuto farla sparire sotto gli occhi di questi imbecilloni. E ora che cosa facciamo, capo? Niente, aspettiamo che scocchi la mezzanotte. Grazie, amici. Erano Attila e gli Unni con il loro ultimo fantastico singolo Travolgimi con orde selvagge di amore, baby. Ed ora passiamo a qualcosa di più romantico. Proprio a noi doveva toccare il turno di guardia. Questa atmosfera mi fa venire i brividi. Calmati, amico. Il tizio qua dentro ha 4.000 anni. Che male ti può fare? Vedi, non c'è niente di cui aver paura. Niente? È proprio la parola giusta. È sparita. Beh, anche Switchak è sparito. Almeno io ci sono ancora. Spero. Salame, non è il momento di fare esercizi yoga. Dobbiamo scovare quella mummia. I tuoi occhi sono lucenti stelle in questa notte tetra e oscura. Ah, hai una voce così carezzevole. La tua mano invece è ruvida. Salve, è finito il sonnellino? Ma che cosa stai dicendo? Un momento, torna indietro! Ed ora un bel falso. Ok, come non detto, che ne dite allora di un rock and roll? Meglio ancora, partitina a frisbee. Tieni duro, Jones! La blocco io! La blocco! Maoni, tutto bene? La mummia se l'è svignata. Sai, è fin troppo arzilla per l'età che ha. Jones, temo che la vacanza sia finita prima ancora di avere inizio. Troviamo quella mummia! È da un pezzo che cerchiamo quella mummia, ma non c'è. E neanche i passeggeri. Ma dove sono finiti? Ve lo dico io dove sono, eccoli laggiù! Cos'è, un gioco di società? No, idiota, hanno tutti abbandonato la nave, equipaggio compreso. Nessuno tornerà a bordo finché non troverete la mummia. Non tema, capitano, lei e noi due insieme riusciremo a governare la nave. E intanto scoveremo quell'ammasso di bende. Chissà dove diavolo si è cacciata la mummia. Spero comunque di non incontrarla. Caspita, mi sono proprio stancata. Ma dove ho messo il fazzoletto? Oh, eccolo qua. Com'è che siamo finiti proprio in cambusa? Preferivi dar la caccia a quell'imbalsamato? Fossi matto? Nemmeno io. Forza, portiamo in tavola la minestra. Prima sentirò se è giusta di sale. Perfetta. Forse è meglio preparare dei panini. Cavolo, siamo già alla cabina 715 e ancora nessun segno della mummia. Ho il forte sospetto che la nostra mummia non sia una vera mummia. E come lo proviamo? Beh, basterà rintracciare la mummia. Cosa? Saresti così gentile da ripetere? Ma non capisci. Jones, scommetto che una falsa mummia ha rubato la mummia vera e non può che trovarsi ancora a bordo. Che cosa è? Qualunque cosa sia, non ha niente di umano. Sembra provenire da quella cabina. Tombola! Presa! Fermiamolo, succede! Il capitano Harris vi ha dato di volta il cervello. Perché non mi lasciate stare male in santa pace? Certo, signore, con piacere. Spero tanto di non incontrare la mummia che stiamo cercando. Ma quel tizio è innocuo, te lo dico io. Sono pazzi. Loro non prestano fede alla maledizione della mummia. Ah, hai sentito?
È lui! Ma ora, dopo secoli, sono nuovamente libero! All'attacco! Dobbiamo proprio? Dite addio alla vita, intrusi! Con questa mossa avete decretato la vostra fine! Sapevo che sbagliavamo a entrare! Ma stai scherzando, guarda! Non avreste mai dovuto profanare la tomba del re Nefertuti! È soltanto un film! Soltanto un film, dici? Si dà il caso che sia la vendetta della mummia radioattiva, una storia dell'altro mondo! Ma noi dobbiamo cercare quella vera, alzati! Tu vai pure, così tu segui la tua mummia, io seguo questa! Vorrà dire che la cercherò da solo, non ho paura io! Forse... Oh! Ma che ci fanno qui queste pende da mummia? Oh! Pende da mummia! E portano a quella cabina! Ok, ora che abbiamo la mummia, direi di levare l'ancora e squagliarcela. No, Krogan. Ho un piano migliore. Ricorda che la mummia è ben poca cosa in confronto al tesoro nascosto nella piramide, non è vero, professore? Esatto! E secondo questo antico papiro, soltanto la mummia può aprire la camera segreta! Ecco qual è il loro piano diabolico! No! Ti dichiaro in arresto! Hai comunque il diritto di non parlare e secondo... La compagnia aumenta. Abbiamo un imbranato con l'imbalsamato. Ma chi accidenti è lei? Mr. Craven è il mio nome. Gangster di professione. Ora ti do una bella notizia, già, perché domani imparerai di persona in che modo gli antichi egizi seppellivano i morti. Che bello! Egitto, capolinea gente! Chi deve sbarcare subito a terra! Switchak è sparito, l'ho cercato ma non riesco a trovarlo da nessuna parte. Magari è ancora in cabina. Andrò a controllare. Fate attenzione a Thutmose, non fatelo cadere. È stata davvero un'idea geniale mettergli dei vestiti da donna. Non per niente, sono il capo. Ma perché non posso buttare questo verme in pasto ai pesci? Può sempre servirci. Non si sa mai che diavolerie potremmo trovare nelle piramidi. Oh no! Quei brutti tipacci hanno rapito Switchak! Buon viaggio, nanerottolo! Maoni! Jones! Guardate là! Dei tipacci hanno rapito Switchak! Oh! L'hanno caricato su quell'auto! Che cosa facciamo? Ci serve un automezzo. Siamo su una pista che scotta. Ridillo e non rispondo di me stessa. Sì, a proposito, c'era niente con l'aria condizionata. Sì, come una Lamborghini, insomma, una di quelle auto sportive italiane. Mi spiace, gente, ma un carro armato è tutto quello che ho potuto rimediare. D'altra parte, ha una potenza di fuoco tale da radere al suolo un'intera città. Vecchio Tuck vede sempre il lato positivo. Guardate, c'è il nostro Harry Starabia. Mi compiango, Maoni! Mentre voi siete sballottati in quello scatolone arroventato, ma noi ci godiamo una piacevole brezzolina in groppa ad un comodo cammello. Già, non a caso lo chiamano la nave del deserto. Hai forse detto nave? Oh! Tu, presto, Proctor! Torniamo indietro in fretta, dannato Maoni! Pietà! Presto, bello, vai! Fermati, capo di Notre Dame! Voi due sorvegliate l'entrata. Va bene, capo. Ecco, sono entrati in quella piramide. Io consiglierei di lanciare un attacco frontale diretto. Calma, che sono armati fino ai denti e poi hanno con loro Switchak. Ah, splendido! E noi che cosa abbiamo? Noi abbiamo un'idea. Cos'è questo rumore? Sembrerebbe uno squadrone di carri armati. E l'aviazione! E ora arriva la cavalleria. Ci stanno per attaccare! Ecco il primo carro! No, gli accordi non erano questi. Non sono stato pagato per farmi accoppare.
Sei un artista, Jones. È merito di mia madre, mi ha obbligato a guardare tutti i film sulla Seconda Guerra Mondiale. Rimanete vicini. Ma certo, non se ne parla nemmeno. Ecco la mummia. E qui c'è quel babbeo. Non riuscirete a realizzare i vostri piani. Chiudi il becco, Pidocchio. Allora, professore, è riuscito a decifrare il papiro? Per quanto ne capisco, soltanto il peso della mummia può azionare il meccanismo e rivelare l'apertura del nascondiglio. Avete sentito il professore? Muovetevi. Come mai non succede niente? Beh, ecco, può darsi che abbia perso peso. Che bella scoperta. Prova anche tu a non mangiare per 4.000 anni. Cos'è questo sound? Viene dalla camera qui vicino. È una sola mossa falsa e ti ritrovi nelle sue stesse condizioni. E ora? Beh, potrei almeno mettermi un po' più comodo. Oh cielo! Che sta succedendo? Wow! Guarda che magnifico tesoro! Ora mi spiego perché si sono dati tanto da fare. Ora la musica viene da là in fondo. Mi fa venire i brividi, sapete? Io invece la trovo angelica. Questo proprio non me l'aspettavo. Salve, gente. Che cosa ci fanno qui? Prova ad indovinare. Sei mio, furfante! Ce ne sono di brutte facce qui intorno. Sei troppo teso, amico. Così va molto meglio. Basta così, signori. Come vedete, ho una bella sorpresina per voi. Arrendetevi o la vostra amica diventerà un antipasto per coccodrilli. Ti prego, è indigesto. E tu esci di scena per sempre, buffone, perché ora ti butterai al suo posto. Questo è l'inizio della fine. Che cosa aspetti? Salta. Ecco, io ho appena mangiato. Si consiglia di aspettare almeno 3 ore prima di entrare in acqua. Avanti, buttati. Eh? Cos'è quella cosa? Profanatori! La maledizione del re Tutmose pende su di voi! Coloro che hanno osato profanare la mia sacra tomba verranno puniti duramente! Noi non volevamo farlo, parola di Boy Scout! Risparmiaci, o potente Tutmose! E le vostre armi sono un'offesa ancor più grave. Gettatele! Sei tu il capo? Ehi, da dove piove questo tizio? Che ti importa, Jones? A Fantasma Donato non si guarda in bocca. Sorpresa! È Switchak! Amico, sei stato grande. Ma che dite, tutto merito di un piccolo trucco. Già, però sei quasi riuscito a spaventarmi. Come hai fatto a cambiare la voce? Semplice, ho parlato attraverso questo megafono. Di sicuro il faraone lo avrà adoperato per impressionare i suoi sudditi. Chissà, magari era piccolo come me. Ehi, tu sei il più grande di tutti. Oh, beh. Questa sì che è vita, Maoni. È una bella crociera e il modo migliore per viaggiare. Il capitano Harris deve pensarla in un altro modo. Mamma, voglio la mamma. Sai, Jones, dicono anche che il tempo peggiorerà. No, no. Oh.